Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo video. Seguitemi. Farò questo pane con questa miscela di farina. Farina biologica macinata a pietra, si chiama pan di sempre. Contiene la farina di farro Enkir, che è chiamato anche farro piccolo. L'Enkir contiene pochissimo glutine. È un cereale antico, quindi un grano antico. Guardate il colore ambrato. Bene, io vado a mettere le farine in autolisi. Ho preparato 350 g di acqua, ma come al solito mi regolo, non conoscendo il tipo di farina, non so quanta ne assorbe. Quindi continuo a metterla piano piano fino a bagnare tutta la farina in questo modo. Ecco qua. Poi copro con un telo e la lascio stare almeno 30 minuti. Come vedete l'ho messa quasi tutta, ne è rimasta un pochino. Ne metto ancora un altro po' e poi il resto lo aggiungo mentre faccio girare la planetaria. Passato il tempo ci aggiungo 100 g di pasta madre solida. Rinfrescata almeno 4 ore prima. Faccio girare con la planetaria e aggiungo piano piano il resto dell'acqua. Mi regolo e vedo se serve metterla tutta. Ci metto anche un cucchiaino scarso di malto, all'incirca mezzo cucchiaino. L'acqua l'ho messa quasi tutta, vediamo adesso se riesco a inserire anche questa. L'idratazione sarà del 70%. Metto anche il sale, io di solito metto un cucchiaino che sono all'incirca 6 grammi, però se volete mettete, di regola se ne mette almeno 10 grammi. Continuo a girare fino a che l'impasto non si stacca dalle pareti. Controllo, sì, direi che basta così. Ok, bene, ora cambio ciotola, lo metto nella ciotola che ho oliato leggermente e vado a fare 2 giri di pieghe in ciotola. Nell'intervallo, copro la ciotola tra un giro e l'altro e lascio riposare almeno 30 minuti. Eccolo qua. Come vedete, l'impasto è bellissimo. Vedete quei puntini, il grano macinato, per intero a pietra. Vado a fare l'altro giro. È bello elastico, sembra seta, guardate. Ok. Finito il secondo giro di pieghe, copro con la pellicola e aspetto, lo lascio lievitare a temperatura ambiente 4-5 ore. Dipende molto dalla temperatura, quindi regolatevi quando vedete che è arrivato al raddoppio, quasi, non necessariamente deve raddoppiare, deve crescere, deve aumentare di volume. A dopo. Eccoci qua, come vedete non è proprio raddoppiato, però lo lavoro uguale perché sono passate 4 ore.
4 ore e mezza, credo. Quindi magari è proprio il tipo di farina che non lo fa lievitare tanto, perché l'inkir, come vi ho detto, ha poco glutine. Quindi lo vado a lavorare, faccio le pieghe a tre, ne farò due giri di pieghe. Sempre con l'intervallo di almeno 30 minuti, quindi 30-40 minuti. Non è che dovete star lì a guardare l'orologio, eh. Il prossimo video farò il pane proprio con la farina, soltanto con la farina in kir, lo userò in purezza. Ne ho preso qualche pacco, una diversa dall'altra, questa era una miscela chiamata pan di sempre, una miscela del molino. E poi ho preso un altro pacco, proprio soltanto farina di Anchir, così vediamo il risultato poi. Bene, faccio il secondo giro di pieghe a tre, e lascio poi riposare l'impasto. Come sempre, questi passaggi ormai li conoscete a memoria, credo, eh. Ok, passato il tempo, allargo ancora l'impasto e vado a dare la forma, di un filone. Quindi allargo e poi piano piano arrotolo, piego prima i lembi così. Ma se volete potete fare una pagnotta, questo a vostro gusto. A noi non piace tanto la mollica, quindi preferisco il filone. Bene, arrotolo ancora. Come vedete è un pochino appiccicosa questo tipo di farina. Ok, ora posso mettere un po' di semola e finisco di chiudere il filone. Chiudo bene, ho preparato già il cestino dove faccio lievitare sempre il mio pane, sia il filone che la pagnotta. Sono molto comodi perché c'è già il telo, vedete, che poi va lavato senza detersivo. Ecco qua, io lo metto con la chiusura in alto perché poi lo ribalto su carta forno e poi lo faccio scivolare nella teglia. La stessa cosa potete fare con la pietra. Ok, adesso ci sarà bisogno della seconda lievitazione. Metto ancora semola, quindi lo copro con un telo e lo lascio a temperatura ambiente, lo appoggio dentro il forno ma senza lucina accesa. Ora le temperature si sono alzate, quindi non c'è bisogno di metterlo al caldo. Ed eccolo qua. Saranno passate all'incirca 3 ore. Ho acceso il forno a temperatura massima. Prima di infornare faccio un taglio e inforno con il pentolino a 240-250 per i primi 10 minuti, poi abbasso subito a 220 dopo 10-15 minuti, dipende molto dai forni. Poi abbasso ancora a 200, come vedete si è aperto abbastanza bene, all'incirca 50 minuti, abbasso gradualmente fino ad arrivare a 180 e poi a lasciare un pochino a spiffero gli ultimi 10 minuti. Mi chiedete tutti come fare per far venire questa bella crosta, però molto dipende, dai forni che abbiamo. Una volta freddo taglio. Beh, io direi che è venuto molto bene, che ne dite? Questa è un'ottima farina, anche se non la trovo qui nella zona di Roma,
Sicuramente la ordinerò magari online oppure se ricapito in qualche negozio, poi mi informo dove potrei prenderla. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Come al solito vi invito a lasciare un like sotto il video sul mio canale YouTube, a commentare e a condividere i miei video. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!